che fa anche già ripartire l'azione offensiva per Milano. Dall'altra parte Melli usa il fisico per tenere dietro Krušelin e trova subito il più 7 Armani. Passo sia in attacco ma soprattutto in difesa. Trajer cerca la tripla frontale, la seconda bomba della sua partita, segna anche questa. Liga in punta, ribalta per Datome, scivola Trajer nel tentativo di close out. Con la maglia di Sassari per lui, è l'unico giocatore presente in questo weekend assieme a Massimo Kessa ad aver vinto più di una volta questo trofeo. Adesso arriva il canestro da parte di Trajer, c'è anche il fallo subito. Arriva Kai Lines alla fine. Dileni step back, tiro da tre punti in faccia De Vecchi, difficilissimo, lo segna Malcolm Dileni. Robinson vuole provare a mettersi in questa partita. Burnell cerca lo scarico, la palla in qualche modo arriva comunque a Mekoulou, è fortunato sul roll, sul ferro, si appoggia al vetro e segna di nuovo il meno 6. Dileni segna il canestro e allora Milano, che era 3 su 12 al tiro, prima con Rodriguez, poi con Dileni. Vuole andare ora in palleggio, riapre per Krušelin, finta, palleggio, arresto, tripla di Filip Krušelin, continua a volare dall'arco Sassari. Robinson poi trova libero in angolo per lo scarico Daniels, sbaglia il tapin Melli, ma il secondo rimbalzo offensivo permette a Daniels di sparare un'altra tripla e questo bersaglio prova a riallungare l'Armani Exchange. Adesso prova anche a schierarsi a zona dall'altra parte, perso però il Viti in angolo che si prende la tripla dentro. Questa per Davide Alviti, non aver messo piede in campo, lo fa adesso anche lui come Alviti, lo dice da un buon momento, importantissimo nella vittoria a Trento, mentre Guadiop riesce a battere la difesa e arriva la schiacciata via. Sbaglia però il tiro da tre punti, ne prende uno anche Hall, niente da fare, ma rimbalzo ancora una volta, la meglio Milano, arrivano i primi due punti di serata di Pippo Ricci. Prova a inventare qualcosa, lo fa quasi sulla sirena, tiro molto corto. Mamma mia, i capelli per coach Messina dopo questo attacco dell'Olimpia. Alla fine arriva anche il patatrack, bravissimo Logan a farsi il coast to coast, evitare due interventi difensivi, alla fine anche il contatto. Invece esce qui in automatico, mette a posto i piedi, wow, super passaggio di Stefano Gentile e Diop va a schiacciare. Guardate Messina. Perso Ricci in angolo, trovato molto bene dall'assist di Heinz, che come al solito ha le tempistiche in testa. Poggio che vale il più 19 per Milano, che per la terza partita consecutiva scavalca quota 80. Intanto Logan è l'ultimo a mollare. A casa c'è un Mitoglou e Shields, insomma sono infiniti come lunghezza. E intanto bell'assist di Alviti, schiacciata di Biliga. A momenti si impianta sul ferro. E allora il punteggio finale sarà questo, 88 a 68 per Armani Exchange sul banco di Sardegna Sassari nel primo quarto di finale.